accompagnato per tutta la stagione e ci ha fatto saltare in piedi sul divano e scatenare l'inferno. Guido Meda! Possono dire la stessa cosa di me. Ma c'è il tuo fascino, dai, no? Anche bagnaia di cartone, grande pecco. Senti, Guido, noi viviamo le emozioni anche grazie alla tua voce. Noi siamo. C'è una tua fidanzata? Noi siamo sul divano e poi ci alziamo in piedi sul divano. Grazie alle emozioni che con la tua voce, con l'entusiasmo che riesci a trasformare e a portare dalla pista dal circuito fino effettivamente ai nostri salotti di casa. Ma parlando di emozioni, queste sono le mie, sono le loro, ma le tue? Allora, le mie, ti dico la prima. Vai. Essere annunciato da Luca Ward. Non fosse che bisogna rispettare una scaletta, io tornavo fuori e me lo facevo rifare. Vuoi andare? Grazie Luca, perché non si sa dove è. Grande! È dentro, grande, Guido! È dentro qualcuno da qualche parte. No, allora, poi venendo alle cose di quest'anno. Io quest'anno, mi era già successo nella carriera, ho perso altri capelli che ho imbiancato ulteriormente la barba. Ma è stato uno di quei pochi casi in cui imbiancare e invecchiare anzitempo è una goduria, perché devo dire, poi parleremo con Eddie Bautista, ma devo dire che il modello di Ducati MotoGP, che è quello che ho seguito più da vicino, quest'anno ha avuto, se ci pensi, ha avuto dentro tutto, ha avuto dentro le paure di inizio stagione, perché Vale comunque si era ritirato, quindi chissà come poteva andare. Ci sono state tante cadute, c'è stato Fabio Quartararo che era un avversario degnissimo, fortissimo, campione del mondo, Marquez che è arrivato ed è partito forte anche lui, insomma c'è stato dentro di tutto. E poi questa rimonta straordinaria che ha portato al titolo, poi io credo che non me la dimenticherò mai, e arrivo a dirti che in 30 e pochi altri anni di carriera è stata una delle cose più belle che io abbia mai raccontato, e che ne ha raccontate tante. E sicuramente la aspettando, tutta l'Italia stava effettivamente aspettando, ma queste di cose belle, se non sbaglio, la panica è 4. Anche qui. Sì, tutte con Mauro Sacchini, che ringrazio per il quale sono. Grande Mauro, con il quale sono amico, sì, la guido sempre, diciamo, però che si cerca di andare di conserva da poveri amatori, cercando di capire. Quello che ti posso dire è che è molto fruibile, molto gestibile, molto umana, diversamente da quello che uno può pensare. Molti di loro lo sanno guardando una moto, una Ducati che storicamente era una selvaggia, un selvaggio cavallo scatenato, oggi non ha perso quelle figate lì, ma ha acquisito in guidabilità. Però il mio livello è quello lì. Mentre devi sapere che per quanto riguarda la versione quella un po' più spinta, la voglia di guidare al limite, la versione c'è di meglio, diciamo. Ad esempio, sì, io conosco uno che proprio guarda la manigale, l'ha guidata molto 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 meglio. Vediamo. Thank you.
e ha conquistato 2 pole position, 24 podi e 16 vittorie. Signore e signori, dalla Spagna con furore il campione del mondo Superbike, Alvaro Bautista! Ciao a tutti, buonasera! Capace anche di andare da solo, ha una tale esperienza in comunicazione, in guida. Pensa, sono tanti anni che tu nelle mani. Sono tanti e ti rimando ancora un pochino di tempo qui che ti rimando. Però anche mi viene birro, diciamo che non è migliorato, ecco. Detto questo, stavo pensando prima, ti conosco da quando eri ragazzino, da quando sei stato campione del mondo dei prototipi, 125, è passata tanta acqua sotto i ponti, è passata un'avventura nel 2019, parto non dal brutto, perché quella è stata una grande stagione, ma era mancato quello che invece è arrivato quest'anno. Sei tornato e hai trovato il tocco magico, oppure cosa hai trovato? Dicelo. Sì, al 2019... Al 2019 abbiamo cominciato incredibilmente benissimo, neanche io sapevo perché andavo così forte, solo andava forte, ma credo sia stato che la coppia moto-pilota ha funzionato dall'inizio molto bene. Poi per me era un campionato nuovo, gomme nuove, piste nuove, formato di gare nuove, allora la mancanza di esperienza forse un po' contato, sì perché stavo lottando con 3 piloti forti che avevano tanta esperienza, allora al uguale che ho cominciato vincendo, alla fine abbiamo avuto un po' di problemi un po' miei, un po' mancanza anche di esperienza con la moto, che era l'anno de, diciamo, il primo anno di quella moto lì. Allora alla fine abbiamo deciso di andare per un lato a prendere la massima esperienza possibile, la Ducati, prendere altri piloti per sviluppare la moto e migliorarla, no? Perché forse con me sarebbero rilassato, oh, questa va forte questa moto, no? Scherzo, no? E poi alla fine quando ci abbiamo stato sentito preparati, dai, ci proviamo e abbiamo fatto un anno eccezionale. Io mi ricordo, ero in vacanza all'Isola d'Elba, e ho incontrato Stefano Cicconi, team Aruba.it Ducati, che mi ha detto: sai mantenere un segreto? Stiamo riprendendo Bautista. Ho detto: cacchio, l'hai detto a un giornalista di moto, non sono esattamente il più affidabile. Se vuoi mettere un segreto in banca, diciamo che non è che lo stai. Sì, lo guardo. Ecco, ci siamo appena avuto la notizia, Alvaro Bautista, no, non l'ho fatto, ho rispettato. Però abbiamo anche parlato, abbiamo pensato, parlando insieme abbiamo detto, stavolta ce la fa. Non è stato facile però Alvaro, perché quest'anno per noi che guardavamo in TV è stato un campionato divertentissimo. Non so se è stato per te più divertente o più angosciante. È stato molto divertente, mi ha divertito un sacco. Tutto che avete divertito voi guardando le gare, io mi stavo divertendo molto guidando la moto, lottando, perché mi ho sentito sicuro, mi ho sentito con tanto supporto, anche se tanta gente diceva ma perché torna Ducati dopo che è andato via, così al contrario, mi ho sentito sempre amato da tutti i ducatisti e tanti mi hanno ringraziato per tornare prima di cominciare il campionato, no? Perché poi è facile, no? Quando fai del risultato, certo. È facile. Ma all'inizio, prima di fare il risultato, aveva il supporto dei ducatisti, no? Allora io mi ho divertito, ho guidato la moto credo che meglio di mai, perché la moto io abbiamo stato uno, l'ho guidato, abbiamo ballato insieme e dai, abbiamo stato gare, diciamo, con più battaglia, gare con meno battaglie, ma alla fine il feeling con la moto è stato
incredibile. Diciamo che quando ne avevi per andare andavi, ma quando c'era da fare battaglia non vi siete risparmiati. Esatto, per niente. Esatto, no? Si poteva andare va bene, ma si doveva lottare fino all'ultima curva, io l'ho dato. Con degli avversari molto molto forti. Poi. Esatto, non è che stiamo parlando degli avversari, sino che stiamo parlando di Jonathan, che è il migliore pilota World Superbike della storia, a livello campionato, vittoria e tutto. Toprak, che è un pilota giovanissimo, credo che 11 anni più giovane di me. Ti dà gusto però, Sì, sì. È l'ultimo campione del mondo, no? Allora vuole dire che sono due piloti molto difficili da vincere. E poi anche si vedi i tempi che abbiamo fatto la Superbike quest'anno, non è che siamo tanto lontani della MotoGP, no? Allora, voglio dire che il livello è stato alto quando vinci un campionato, ma lo vinci contro due rivali molto forti come sono Vuolo, quelli il livello della categoria è alto e ancora meglio, no? Sono sinceramente molto orgoglioso di quello che abbiamo vinto e come l'abbiamo vinto. Sì, quindi qua bravissimo. Quando in un campionato c'è anche qualche polemica, vuol dire che è battaglia. Io te lo chiedo, chiaro che non ti puoi svelare, vuol dire chi sei. Infatti ho parlato quest'anno tanto della Superbike. Tutto il mondo polemiche, adesso te, adesso l'altro, adesso che. Certo. No, vincere 16 su 36, chapeau, altro applauso. 16 su 36. Però Alvaro, perché molti di loro stasera sono giustamente orgogliosi di guidare una Ducati, alcuni sono orgogliosi di guidare una Panigale, la tua è la 1000R. Ti vorrei proprio chiedere. Tu hai provato la Panigale stradale, hai fatto anche quella gara MotoGP, cioè andavate come i matti, e corri con questa. Non ti chiedo qual è la differenza, ti chiedo che cosa hanno in comune. In comune è una cosa che mi ha sorpreso quando ho preso la stradale in condizione a questa, è il motore, la potenza, è molto simile, non c'è tanta differenza. L'elettronica lavora molto pulita, molto bella e si assimilano molto. È vero che questa mia, io sono piccolo e leggero, come tanta gente dice, forse troppa gente. Questa è un po' fatta per me perché il serbatoio è più piccolo, cioè in quella stradale perché è difficile fare le cuse, no? Sì, è un po' adattato all'ergonomia. Esatto, allora, l'unica differenza che ho trovato è l'ergonomia, ma il resto come posizione, come potenza elettronica, erogazione. Sì, molto simile. Molto simile, molto facile da guidare. È una moto che vai forte, ma non ti dà quella sensazione lì. È una moto che sembra che vai tranquillo, invece stai andando. Accendila! Non c'è batteria. Non si è accesa nessuna moto sul palco stasera. Proviamo a interessarci, vedere se troviamo. Allora, ma tu adesso, no? Adesso poi il mondiale ricomincia presto, gli inverni non sono mai troppo lunghi. Che cosa ti aspetta in questi inverni? Tanto da campione del mondo credo che tu abbia avuto molti impegni. Ma è più impegnativo stare a casa con la famiglia con i bambini o andare a stare in Italia a fare attività? Infatti sto chiedendo più eventi perché a casa lavoro tanto, come papà, con due bimbe da 3-2 anni, molto impegnativo, più che le gare, no? Allora sto parlando con lo Steleta di smettere più gare il prossimo anno perché stare meno a casa. Divento magro a casa. E più demandi che stare a casa. No, però sì, è molto, molto bello perché ho una famiglia grande, ho un po' di sorelle, con nipote e tutto, allora specialmente adesso è Natale stiamo tutti insieme. E dai, mi alleno, ma anche cerco di sfruttarmi la vita. E per me è un inverno forse più corto perché abbiamo finito il campionato a novembre, alla fine di poco, un mese fa, e ricominciamo a metà di febbraio in Australia, allora non è che abbiamo tanto tempo, se dobbiamo fare dei test con la moto nuova,
vediamo se questi mercati. C'è tanta aspettativa sulla moto nuova o una piccola evoluzione? Non ci sono tanti grandi cambiamenti, è un po' un'evoluzione, soprattutto perché, come hai detto, con quella che corriamo noi la prima versione di questa moto, no? Allora, abbiamo visto un po' di cose da cambiare e si hanno fatto queste modifiche che non sono molto, ma in questa moto nuova, che già per partire la base di questa moto è buona, ma quella lì speriamo che ancora è meglio. Allora non mi aspetto tante difficoltà, ma vediamo, sempre una moto nuova, c'è la curiosità di vedere com'è. Sì. Un grande in bocca al lupo, poi dal 2024, qui non parla lui, parlo io, vorrebbero, lo sapete da regolamento, mettere dei chili statici sulla... No! Sulla... Fortuna, il 2023 non ci sarà, speriamo. E io forse nel 2024 sto a casa, non lo so, perché sono vecchio, ho firmato un anno con Ducati, non lo so, vediamo se ne può parlare, no, ci siamo, anche sicuramente che con la passione e tutto il supporto che mi dà, specialmente i ducatisti, non sono l'unici, ma tante gente mi fa un bel supporto, ma sicuramente con questa voglia che mi trasmettono ancora ce la facciamo qualche anno in più. Dai, dai! Complimenti grandi, mamma mia, che cosa hanno fatto quest'anno, che roba hanno fatto. No, era casualmente che mi spostavo di qua, però tra questi due oggetti sacri, vabbè, insomma, dobbiamo andare avanti. Parlavo prima di quei peli imbiancati sulla faccia, di questa grande avventura che tu ho avuto il privilegio e l'onore di tornare a rivivere in cabina di commento, e di come sia stata intensa, di come sia stata importante anche per me come telecronista, per noi come televisione, secondo me per noi come Italia, avere una serata come questa sera in cui festeggiare stringendoci intorno a un altro fenomeno. Pilota Ducati a vincere 4 gare di fila con il numero 63, il campione del mondo MotoGP, Francesco Pecco Bagnaia. Pecco! 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 Pecco!
senza nulla, nulla togliere a te Guido, però essere introdotto da Massimo Decimo Meridio. Certo, ho detto la stessa cosa prima. Mi viene da piangere. Volevo tornare fuori e farli annunciare io. Sì, grazie mille. Mi viene da salutarci infatti. Te posso salutare? È uscito una volta. Hai fatto bene, che meraviglia. Grazie. Grazie. Pecco, disegni di un 63 che mi ha notato. Inizio io dicendo che qui ragazzi non abbiamo soltanto il campione del mondo, e ve lo dico come testimone diretto che lo conosce da tanti anni, non abbiamo soltanto il nuovo campione del mondo della MotoGP in sella a una Ducati. Non abbiamo soltanto un pilota che ha firmato la rimonta più straordinaria della storia della MotoGP, che ha vinto una quantità di gare spropositate in una stagione soltanto, abbiamo un ragazzo in gamba, leale, onesto, schietto, sincero, serio, affettuoso, educato, simpatico. Ne avevo preparati 63 di aggettivi, poi ho detto viene un po' lunghetta, però credo di non averne sbagliato uno, è tutto quello che penso io di te, che spero che il mondo pensi di te. Ecco, accendila! Accendila! È fantastico a rimanere qui con la pioggia, adesso va bene che cosa. Mi voglio bene. Dopo parliamo, adesso parliamo io e lui. Allora Pecco, no, comincia a metterla a fuoco sta cosa che sei il campione del mondo, perché lui gli ha rovinato addosso una quantità di impegni non previsti, cioè è il lato un po' scoprante della faccenda. Ma sì. Ovviamente alla fine ho lavorato tanto, abbiamo lavorato tanto tra tutti, però questa cosa se la si sente proprio dentro, e ogni tanto quando sono lì sotto una doccia penso a cazzo, sono campione del mondo. Poi grazie comunque a voi che mandate in onda tante volte i vari successi, gli speciali e tutto, è fantastico. Quando voglio godere un po' mi metto lì sul divano con Turbo e bellissimo. No, seduto lo fa. Seduto no, perché in piedi poi è pericoloso, che mi agito. Ma peraltro uno degli aspetti belli che tutti loro certamente conoscono della tua storia, però vale la pena di ricordarlo, è che tu parti ducatista in qualche modo, come bambino appassionato di moto. Sì, quando sentivo arrivare mio zio a casa con la 996, frizione a secco, sono più belle di tutti, era bellissimo. Io ho sempre chiesto di tenermela, ma purtroppo l'ha data indietro per il modello dopo. Quindi a me piaceva la 996, poi ce l'aveva rossa e davvero Tamaro come me si era fatto fare il serbatoio tutto cromato, ed era una cosa bellissima così. Sì. Però sì, sono sempre stato un grande fan di Ducati, comunque in generale per me la moto è sempre stata Ducati, le altre moto erano belle sicuramente, però bella era Ducati. Non c'è mai stata storia secondo me. Poi molti pensano come me, anche il posto giusto, perché ce ne sono molti a pensarlo, ma credo che valga per tutta Italia, e avete questo merito reciproco di essere incontrati e di aver dato vita a questa straordinaria stagione. Molto onestamente, quando siamo andati in vacanza a luglio dopo il Sachsenring, noi tra noi, con i colleghi in redazione ci siamo detti dovrebbe inventarsi un po' di cose per tenere viva l'attenzione. Cosa hai fatto in vacanza? No! Non fate danni in vacanza! Sei arrivato in vacanza!
fortunato per tanto. Poi è un altro discorso. Siamo giovani, dai. Ecco uno di noi! Uno di noi! Ecco uno di noi! No, comunque dai. Imbarazzo me, quella roba lì l'avevo completamente rimossa. Era una domanda davvero in buona fede, potrebbe essere una cosa simpatica per dire che tipo di lavoro hai fatto su te stesso per tornare e fatto una rimonta così. No, dai, devo dire. Uno di noi! Uno di noi! Andiamo a dire che ho analizzato molto a casa con le varie persone con cui passo le giornate, dai piloti italiani, ai piloti dell'Academy, da tutta la head dell'Academy, Domizia, la mia famiglia, tutti mi sono serviti per analizzare. In più ho avuto modo di poter parlare tanto con la mia squadra, a partire da Davide e Gigi. Ho richiesto apposta una riunione ad Asse prima di iniziare il weekend per chiedere cosa avrei potuto fare meglio. Cosa stavo sbagliando, cosa, se avevano dei consigli da darmi, se avevano dei pensieri su qualcosa che avrei potuto migliorare. Durante la pausa estiva ho avuto un pranzo con Claudio, dove anche lì abbiamo chiacchierato molto, e sono tutte cose che non è tanto che ti apportano un consiglio che dici lo faccio, vado meglio, è più un sentirsi inglobati in un qualcosa che ti fanno sentire davanti a tutto. E quello a me ha fatto la differenza, perché mi sentivo al centro di tutto e sinceramente questa grande famiglia, che secondo me è anche stata creata, gli ho detto a Davide l'altro giorno, che secondo me molto è merito suo e anche mio di Jack, secondo me, perché quel periodo lì abbiamo lavorato molto. Secondo me l'applauso ci sta per Jack Miller e per Davide Tarnowski. Sta facendo piangere. Con la squadra abbiamo fatto un lavoro incredibile tutta la stagione, e nei momenti difficili ci siamo spronati a vicenda e ci siamo arrabbiati, perché non nascondo che qualche calcio alla porta è arrivato, però è normale, e grazie a questi momenti difficili siamo riusciti a trovare positivo e siamo arrivati a vincere, quindi è bellissimo. Secondo me questa stagione qui verrà ricordata molto, perché alla fine non mollare mai ti porta a questi risultati. Sì, massimo. Bravo, perché certe volte sembra un po' una banalità, no? Tutti lo dicono, uno dice non sto bene, non mollare, no? Si dice, si butta lì, no? Bisogna crederlo. Poi bisogna farlo per davvero, che sì, non è la stessa cosa, invece è un po' quello che avete fatto. Sbaglio se dico che questo straordinario contorno che tu, e devo dire la Ducati, fortunatamente ci avete fatto vedere, perché per me è stato molto importante, no? Avere molto le porte aperte nel box, cercando di essere rispettosi, ma per portare le vostre storie a tutti loro. Storie delle quali tu hai, come dire, un nucleo di affetti intorno a te che mi sembra essere proprio cruciale anche per il tuo essere uomo vincente, o ragazzo vincente. Sì. Tengo molto ad avere le persone giuste attorno, non voglio, appunto, voglio sempre che le persone mi dicano la verità, non voglio che si inventino cose per farmi stare bene, io non sopporto. Uno che viene lì, magari sono scivolato e mi viene a dire, vabbè, comunque dai, sei stato bravo, sei stato un coglione che ti sei steso, la verità è questa. Per dire, tutte le persone che attorno, che riconosco che mi vogliono un bene, un grandissimo, un gran bene, tutto quello che mi dicono lo dicono per me. Io poi sono abbastanza difficile che rispondo subito no, però poi La prima cosa è no. No, poi dopo vediamo. Dopo ci ragioniamo. Gara più bella della stagione 2022, proprio quella che ti porti nel cuore? Stavo pensando la stessa cosa. Valencia non sofferta come un cane, però. Non c'era capito. Secondo me dai, tantissime sono state belle, la gara di Misano è stata bella con Enea, e la prossima settimana secondo me ci divertiamo.
Sarà un team bello tosto secondo me, ma siamo due persone, due piloti molto intelligenti gestiti da persone molto brave e secondo me insieme lavoreremo bene. E, però Misano, Silverstone perché era una gara dove ho faticato molto, la Thailandia perché la Thailandia sul bagnato io non è che sia il tuo favorito, però sinceramente lì abbiamo dimostrato di meritarci il mondiale secondo me. E poi la Malesia, anche la Malesia è stata fantastica perché è l'unico circuito dove ho sempre avuto sto feeling incredibile e mi ha dato veramente gusto. Poi arriva Valencia che ha il rischio, no, di essere ricordata per la gara, lui diceva anche che è la verità, la gara dove... Mamma mia. Che hai sentito un po', insomma. No, però io quello volevo dire, no, che rischi di essere ricordato per la gara dove tu stai attento, non ti interessa tanto vincere, non dobbiamo portare a casa il mondiale, ci mancherebbe altro. Però ricordo anche che nell'unico momento in cui in quella gara lì realmente serviva a tirare fuori gli artigli, questo la gente rischia magari di dimenticarsi, a un certo punto tu trovi Fabietto Quartararo, il diavolo, sul cammino e fate due giri di battaglia vera. Quella era pensata, preprogrammata, quello che devo fare se mi trovo vicino a Fabio è rendergli la difficile. Sì, perché questo è un qualcosa con cui ne ho parlato molto con la mia squadra, con Vale e con gli altri ragazzi Academy, che praticamente io non andavo forte, stavo faticando un weekend per via di mille faccende, però non mi trovavo molto bene. Lui invece andava fortissimo. Quindi l'unica cosa che potevo fare, provare a fare, era ostacolarlo, fargli perdere la vicinanza con i primi e siamo riusciti. Purtroppo nel farlo ho perso una letta e è stata un complicatissima fino alla fine. I giri non scendevano, aumentavano praticamente, però alla fine in una gara dove potevo fare il 14esimo, quindi un risultato che difficilmente avremmo fatto in una condizione normale, è diventato invece qualcosa a cui ci stavo arrivando sempre più vicino. E tra l'altro ho scoperto dopo che hanno finito la gara in 14, quindi però ho sofferto molto. Ci racconti però l'ultimo giro, oppure anche se vuoi metterli dopo il traguardo? Ah, io non vedevo l'ora finisce, sinceramente non me la sono goduta per niente la gara, però quando ho tagliato il traguardo che ho capito che avranno vinto, ho pensato subito di avercela fatta, ed è stato un momento incredibile. Eri stonato? Ah sì, ho scoppiato a piangere subito. Nel casco? Sì. Ma vieni! La stessa è abbastanza una persona sensibile, quindi mi emoziono con diversi film, poi soprattutto i giorni prima di Valencia ero particolarmente sensibile, qualsiasi cosa vedessi mi emozionava. Cioè, conti, visto che abbiamo una platea con tanti motociclisti, siamo a Bologna dove questo tuo gioiello nasce, ci racconti com'è? Accendila! Accendila! Sui motori! Mi piacerebbe, ma non... Accendila! Complicato di così. A parte che ci sono, c'è la mia squadra lì, potrebbe salire un attimo. E stiamo qui ragazzi. Squadra! No, devo salire per salutare tutti perché. Ah, salite per salutare! Hanno vinto anche loro comunque, ragazzi. Ecco. Fuori programma per far salire la sua squadra. Sì, sì. Salite! Squadra! 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 E così con la storia della squadra, intanto abbiamo fatto dimenticare che non si può accendere. Questo non si può accendere, purtroppo. Non si può accendere. Aspetta. Sta provando, accende la batteria. C'è la centralina, ragazzi, non si può accendere. Allora no, a questo punto voglio dire che a casa ho rischiato di litigare. No! Perché ho guardato talmente. Io vivo con la mia compagna di Vizio, no? Sì, non lo sa nessuno. Ho guardato talmente tante volte le gare così, che ormai non ce la fa più. Io mi attivo, mi sveglio e metto 208, no? Sì. Si incazza. Non ti metterei Fashion Channel per vendicarsi. No, perché bisogna... C'è la squadra? Squadra, buona avventura! Squadra, squadra, squadra! Tutti bene!
protocollo è andato all'amico. Rabbiatore! Qui peraltro abbiamo dei pezzi, importanti e direi storici anche della Ducati, Pecco. Allora abbiamo il Ventu, con cui condividiamo una passione sfrenata per le Porsche. Sì. Porsche, tutte le macchine in generale, però Porsche è un porscista, no, in generale, cioè, ci piacciono le macchine. E poi adesso ho avuto la concessione, fortunatamente, di poter guidare una Urus. Una Lamborghini Urus. Che è una cosa che, ragazzi, è incredibile, sono fortunatissimo. Anch'io ho avuto la concessione di guidare una Lamborghini Urus. Poi abbiamo Bistecca. Famosissima Bistecca, che ha vinto due titoli per Ducati. Sì, che uno con storia, e che nonostante siano passati tanti anni abbia fatto una grande carriera, risultando proprio il responsabile tecnico del team, si ricorda ancora i codici dei ricambi. Sì, Barbara, lo so, è tardi. E poi abbiamo i due Tommy Gas, Tommy Lui, elettronico, quindi è quello che mi aiuta quando chiedo più freno motore, più potenza, e lui è sempre quello che vuole darmi più potenza. Ogni tanto devo fare, se ascoltassimo tutti lui impegneremo fino in sesta e non verrebbe più. E non sarebbe proprio così normale. E poi Papi Gas, che gestisce gomme, benzina, e siamo tutti fondamentali, ragazzi, è una squadra fantastica. Viva! Venite qua per una foto, venite qua davanti, perché venire sul palco e non godersela è un peccato. Venite col vostro campione, abbiamo spaccato tutto il protocollo. Ecco, Magliara, campione del mondo MotoGP 2022, abbiamo spaccato tutto il protocollo nel frattempo. Tutto. Benissimo. È venuto uno della questura, ha detto non si poteva. Vabbè, dai. Come? Io sono curioso di sapere cosa dice Mattarella quando arriva a Bagnaia, alla Ducati, alla Quirinale. Io sinceramente mi è stato detto che devo fare un discorso, ed è stato sinceramente il discorso più difficile che abbia mai fatto nella mia vita, perché sinceramente ti trovi davanti Presidente. Ma lui ha cominciato il discorso? Prende la parola Francesco Bagnaia. Sì, mamma mia. Come sempre, allora, non avevo stampato. Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è stato un discorso all'inizio che avevamo scritto e tutto quanto. Allora, praticamente me l'ero preparato sul telefono per arrivare lì già sopra. Ovviamente è arrivato sopra al palco, è arrivato lì per parlare, non c'era più, quindi mi vai a trovare. A un certo punto ho iniziato a parlare, dopo due o tre parole dove mi impappinavo, perché è stato difficilissimo, ho iniziato a dire cose come mi venivano, ed è stato molto bene in quel caso lì. No, noi non l'abbiamo fatto, ci siamo fatto fare le prove prima, non è stato bene, quindi no, meglio lui. In realtà abbiamo fatto una foto, abbiamo parlato io e Jerry scrivendo un po' la moto, infatti Pecco ci sta guardando. Qui sicuramente stavate dicendo qualcosa che non so. Quindi non era conoscenza. No, però Guido, adesso questo noi scherziamo sempre, però è stato un momento molto, molto profondo. Sì, volevo arrivare. Molto profondo, perché chiaramente il presidente. Quindi quando sei lì e parla della Ducati e parla di Pecco Bagnaia, parlo del risultato che abbiamo fatto, è sicuramente un grande orgoglio,
c'è l'orgoglio di rappresentare il paese, quindi c'è anche un orgoglio italiano, direi, no? Sì, l'orgoglio italiano, avendo fatto qualcosa di straordinario, perché avete messo insieme l'essere umano, il pilota e i tanti esseri umani che hanno prodotto in Italia quella moto lì, poi questa, per i vostri complimenti ancora. Lo onoriamo in maniera istituzionale. Dico bene, Barbara? Eh? Chi lancia? È già lanciato, già partito. Già di su. Preparati a fare un discorso difficilissimo. Chi è? Se non lo dicevi tu, per favore. Per le cose serve del tempo, no? Sì, voglia. Piove, piove. Sì, piove. Noi vorremmo essere. Federico, poggi Bollini. Team Davide da Corsi.
basket con la fortitudo di Pietro Aradori. Ciao Pietro. Passiamo dall'altra parte a Virtus a pallacanestro, Vanessa Briracinini. Ha vinto tre tappe alla Giro d'Italia, due tappe alla Coppa France, sei alla Vuelta di Spagna, attuale ciclista nazionale di ciclismo, Daniele Benna Bennati. Non è uno sportivo, ma non ha bisogno di presentazioni, lui è Giuseppe Giacomazzi. Ci siamo tutti, vedo tra l'altro Lollo, Pietro e Sabrina con in mano delle maglie, le loro maglie ufficiali, quindi in questo momento ci sarà uno scambio quasi di maglie, no? Avremo la maglia presente delle tre squadre, Fortitudo, dall'altra parte la Virtus, dall'altra parte il Bologna. Scusate, perché almeno mi hanno chiamato. Io mi faccio milioni di chilometri tutto l'anno. Michele Pirro! Ciao, Michele Pirro è quel pilota che piace perché parla di tante cose, perché parla di test, parla di prove, parla di vittorie, parla di un campionato italiano del CIV, quindi complimenti a Michele Pirro. Ed ora ci siamo davvero tutti? Guido? No, chi manca? Chi ti voglia? Tu che li capisci? Che ti voglia? Chi dice Biaggi? Io sento delle cose. Ma dove? Sta meglio di noi perché a 20, a 30 gradi lui è la sicuro. Va bene, ci vediamo con una bella foto e poi tra poco daremo l'appuntamento quello successivo, quindi belli compatti, belli insieme, sull'applauso scattiamo la foto del giorno, anzi dell'anno, possiamo dirlo, della stagione. 3, 2, 1, l'applauso, lo squadrone! Grazie ragazzi.